ieri abbiamo fatto, con Donato con aiuto, quello la della, famiglia dell'associazione Papa Giovanni. Ecco. Sì, conosco. Ecco, buonasera Avvocato D'Angelo. Buonasera. Io sono il professor Nicolini e sono direttore di Telemaria, è una emittente televisiva cattolica in internet che si può anche vedere sui televisori normali se si ha il collegamento attraverso internet e con la DSL. Siccome adesso ci sono queste elezioni locali del sindaco di Ancona, che ha un'importanza particolare in quanto la città di Ancona è capoluogo di regione, no? Quindi quello che avviene nella città di Ancona ha anche un riflesso a livello regionale e anche a livello nazionale, direi, essendo un capoluogo importante per il porto con cui si collega poi anche l'Italia con le altre nazioni dell'Oriente. Ecco, volevo chiedere da parte sua, ecco, su quelli che sono i valori fondamentali che costituiscono poi il vivere, diciamo, di una società ordinata e conforme a quelli che sono i principi cristiani. Ecco, volevo conoscere da parte sua quali sono gli impegni, ecco, che si prenderebbe qualora venisse appunto eletto sindaco, per esempio riguardo dei valori della famiglia. Ecco, non so se vuole dire qualcosa a questo riguardo. Certo, allora innanzitutto vorrei subito dire che questa competizione politica vede una lista civica chiamata La Tua Ancona, che è una lista che è nata da un gruppo di professionisti, di persone impegnate nel mondo del sociale, che hanno deciso di dare una alternativa alla città, una alternativa che nasce nella assoluta laicità della lista, ma io, essendo il candidato sindaco, quando ho dovuto esprimere diciamo quali erano i punti che caratterizzano la mia persona, ho chiaramente detto: io sono un cattolico, profondamente cattolico, la mia vita nasce a Porto Sant'Elpidio da genitori cattolici e la mia giovinezza l'ho passata a casa Papa Giovanni XXIII di Capodarco di Fermo, dove c'è un centro che fa assistenza a persone diversamente abili. Poi il periodo dell'università, il periodo dell'impegno nella pubblica amministrazione, ho seguito un po' tutte le varie fasi della carriera, sempre impegnato in uffici dirigenziali. A febbraio, da questore della provincia di Pesaro Urbino, con il grado di dirigente generale, congedato dall'amministrazione e mi sono iscritto all'ordine degli avvocati. Oggi sono avvocato e ho uno studio qui ad Ancona. Come le dicevo, parte la lista dopo un periodo, diciamo, di contatti con il popolo della libertà. C'è stato questo apparentamento, il popolo della libertà sostanzialmente mi dà piena autonomia nelle scelte decisionali della giunta che andrà a governare la città. Le mie priorità riguardano il governo di una città che si trova con un pesantissimo debito. C'è una slide che è molto ben indicativa di quello che Ancona ha alle spalle, quindi una posizione debitoria di 182 milioni di euro di debiti, e dopo 18 anni di giunte targate PD credo che sia il momento dell'alternanza. Noi proponiamo quindi una trasparenza nel bilancio, un bilancio che deve essere risanato attraverso una politica di revisione della spesa. Progettualmente
vediamo la nostra ancora proiettata verso il porto che deve aprirsi alla città, oggi è chiuso, e quindi far ripartire il commercio, far ripartire sia il commercio, il turismo, ma anche il contatto con le frazioni. Riguardo a quello che lei mi dice, chiaramente al centro del mio programma c'è la famiglia. La famiglia intesa nel senso cattolico quale primo nucleo e il nucleo più importante di questa società. Quindi io prevedo l'introduzione di un indice di equità familiare che permetta di ripartire i carichi impositivi e tariffari tra le famiglie, non solo in senso verticale, cioè per classi di reddito, ma anche orizzontale per nuclei familiari più pesanti. Prevedo delle agevolazioni fiscali per le categorie deboli. Poi, poiché parliamo con una televisione, con un'emittente cattolica, voglio immediatamente chiarire che rispetto a quanto dicono i miei candidati, gli avversari dicono che il Comune dà 300.000 euro alla Chiesa Cattolica, ovvero alla Curia. Questo è falso, perché da 3 anni il Comune non dà un solo euro alla Curia e si riferisce questa possibilità di versamento agli oneri di fabbricazione, agli oneri di edificazione, quindi di urbanizzazione, una legge regionale che consente di destinare dei proventi alla Chiesa Cattolica. Ripeto, personalmente sono un cattolico. Sì, ecco, in aggiunta a quanto ha precisato adesso riguardo degli impegni che si assume a favore della famiglia, vorrei ulteriormente precisare una ulteriore, diciamo, richiesta a riguardo del valore della vita. Anzi, potremmo dire che in via prioritaria prima c'è il valore della vita, poi c'è il valore della famiglia, no? Certo. Non ci sarebbe la famiglia se non ci fosse la vita. Certo. Ecco, a riguardo di questo, siccome io mi sono sempre impegnato anche nel passato per aiutare, oltre alle famiglie in difficoltà, anche le mamme in difficoltà, anche quelle che non hanno famiglia per tanti motivi o che rimangono sole, e siccome è previsto anche da certe normative la possibilità di dare dei sussidi nel caso di mamme in difficoltà, che se avessero quei sussidi non farebbero certe scelte sbagliate che poi rimpiangerebbero tutta la vita. Ecco, ho promosso anche in passato nel Comune questa richiesta per avere la possibilità di un sussidio mensile temporaneo per le mamme in difficoltà, annuale, una cosa di questo tipo, per dare loro una maggiore facilità nella scelta riguardo della vita che portano in grembo. Sì. Lei a questo riguardo ha in mente qualche cosa che possa dare questo sostegno, se qualora appunto venisse eletto sindaco, in modo da anche dare la possibilità alla città di Ancona di avere più cittadini? Credo che sia una cosa importante, perché l'aspetto demografico, con quello che si sta verificando ovunque e anche in Ancona stessa, è l'elemento vitale. Se non c'è popolazione non c'è vita e non c'è futuro. Quindi ecco, se noi valorizziamo e aiutiamo questo aspetto, lei pensa di avere queste possibilità, queste opportunità e anche questa volontà una volta eletto sindaco? Certamente sì. Intanto vi dico, a livello individuale, io faccio parte dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. Sì, che conosco bene perché sono stato anche amico e abbiamo fatto delle iniziative insieme. Sì. Ecco, io pure sono molto legato alla figura di Don Oreste e in questo momento sono molto legato alla figura di Donaldo Buonaiuto, che ieri insieme all'onorevole Santolini del Forum delle Famiglie dell'UDC e la Santolini ha ritenuto di dover venire qui ad Ancona per sostenere la mia candidatura. Io sono per la difesa della vita, io sono per l'assistenza alle mamme in difficoltà, tuttora collaboro con la Papa Giovanni XXIII che ha una casa chiamata la Casa tra le Nuvole a Fabriano e io sono di questa associazione
a livello gratuito l'avvocato. Quindi una parte sicuramente di quello che andremo a risparmiare noi lo daremo alle famiglie bisognose, alle persone bisognose. Noi, diciamo che io ho una grande attenzione verso gli ultimi, qui purtroppo ce ne sono tanti. Quando parliamo di famiglie in difficoltà parliamo anche di famiglie con un nucleo familiare abbastanza corposo, quindi abbiamo già detto che dopo il secondo bambino la mensa sarà gratis, abbiamo detto che per le giovani coppie, abbiamo detto che per le famiglie diciamo numerose ci sarà chiaramente, nella speranza che questa tassa odiosa dell'IMU venga addirittura abolita per la prima casa, ma comunque prevederemo delle forme di sostegno. Bene. Ancona ha 420 milioni di terreni e case, per cui non sarà difficile destinare anche una casa strutturata per le giovani mamme che si trovano in difficoltà, ma sicuramente, e questo ci tengo a dirlo, io sono molto proiettato verso il sociale, tant'è che ho detto all'atto di accettare la mia candidatura che rinuncerò interamente allo stipendio di sindaco per destinarlo a questo, ai servizi sociali e ai più deboli. Quindi io metto l'impegno, metto la faccia, ma poiché le parole non hanno valore se non sono concretizzate in testimonianze, io metto anche la testimonianza di questo gesto che non risolverà sicuramente i problemi, ma che lo ritengo gesto etico, perché non è giusto che ci siano persone, amministratori che prendono praticamente due o tre emolumenti quando ci sono famiglie in difficoltà. Sì. E la ringrazio di queste precisazioni molto importanti, perché sono il fondamento del vivere civile e della fede anche cristiana, ma della fede umana, certo, direi, no? Certo. A questo vorrei aggiungere un'altra cosa per concludere. Lei sa che Ancona ha dei patroni, ecco, parlando sempre dell'aspetto ecclesiastico, no? C'è San Ciriaco che è il patrono principale, sì, ma c'è anche un compatrono che è dello stesso grado, che si chiama Beato Gabriele Ferretti, che sta, il suo corpo è incorrotto come San Ciriaco, sta a Capodimonte nella chiesa di San Giovanni Battista. Io le faccio adesso una proposta un po' singolare. Beato Gabriele Ferretti è nato a Castel Ferretti, infatti è della nobile famiglia dei Conti Ferretti, ed è nato in quel castello. Lui è nato ad Ancona, nella sua biografia, ma perché a quell'epoca Castel Ferretti era un castello del comune di Ancona. Le chiedo scusa se la interrompo. Prego. Io sono rappresentante per l'Ordine di Malta delle province di Pesaro, Fano, Urbino, e ho avuto più volte la possibilità di celebrare la festività, la cerimonia religiosa per il Beato insieme a Giancarlo Ferretti, che è scomparso il mese scorso, di cui io sono stato grande amico. Uh-huh. E quindi il ricordo sia del Beato ma anche di questa famiglia grande della quale io sono stato alla quale sono stato e resto molto legato, perché ringraziando il Signore per noi la vita non si perde ma viene trasformata con la morte, e quindi ecco il poter in un qualche modo ricordare questo nostro patrono anconetano così legato alla famiglia di Giancarlo, per me, qualora sindaco, sarà una occasione oltre che di onorare un beato, ma anche quella di ricordare un amico caro. Bene, io volevo allacciare questo, appunto, questa mia introduzione e alle ulteriori e felici, diciamo, esposizioni che lei mi ha fatto, perché non conoscevo questa sua diciamo amicizia particolare. Sono cavaliere di Malta io, sì. Sono cavaliere di grazia magistrale. Bene. E sono stato vice delegato per Ancona. Mm-hmm. Poi quando la delegazione si è frammentata in più delegazioni è stata costituita la delegazione a Pesaro, dove io vivevo da questore,
Gran Priore di Roma mi ha affidato questo incarico di responsabile della delegazione per la diocesi di Fano, Pesaro e Urbino. Benissimo, io le facevo appunto questo accenno a Beato Gabriele Ferretti per una proposta che le vorrei fare io personalmente, dato appunto il decremento demografico sempre più grave, anche di Ancona stessa, e dato che per sempre, sempre nei, diciamo, nei tempi passati, fino al tempo dell'ultima guerra, Falconara era parte del comune di Ancona, e siccome Castelferretti era appunto un castello di Ancona, e quindi faceva un tutt'uno dal punto di vista amministrativo, non sarebbe una cosa da proporre una unificazione dei due comuni proprio sotto l'egida del Beato Gabriele Ferretti, che è nato in quello che adesso è il comune di Falconara, ma che quando lui è nato era il comune di Ancona ed è il patrono appunto della città e della diocesi, no? Non sarebbe da proporre una unificazione di questi due comuni per dare forza reciproca anche dal punto di vista demografico e poi amministrativo e tutto il resto? Allora, l'accorpamento dei due comuni la vedo un'impresa veramente molto difficile, mentre vedo e credo che la centralità di Ancona quale capoluogo di regione, ma non limitata a poco più di 100.000 abitanti, bensì a capoluogo di regione che riesca a mettere in rete i 10 comuni più vicini ad Ancona e quindi portare ad Ancona non un numero di oltre 100.000 abitanti, ma un numero di circa 200.000 abitanti sia sicuramente una possibilità per questa nostra città di renderla veramente città capoluogo, veramente città progettuale e io credo che dobbiamo lavorare molto. Il progetto che la mia lista, il Popolo della Libertà, si prefigge è proprio questo, di recuperare il ruolo di Ancona, città capoluogo. Bene, io mi auguro proprio che questa mia proposta possa essere riflettuta e magari anche accolta, sotto l'egida di un patrono che è comune ad entrambi, diciamo. Sicuramente Goffredo Brandoni, che è il sindaco di Falconara, che è un mio amico, troverà il modo per magari celebrare insieme la festività del patrono, questo sicuramente sì, e poi ecco, diciamo, ecco, a livello amministrativo, ripeto, la vedo un po' più Più difficile. difficile, ma a livello così ideale, cioè un'unione tra Ancona e Falconara è veramente possibile. Io peraltro abito a Barcaglione e a poco più di 100 metri c'è il confine di Falconara. Quando c'è stata la grande nevicata detta da noi ancanetani il Nevò, io sono stato liberato non da Ancona perché i mezzi non sono arrivati, bensì dai mezzi di Falconara. Quindi Falconara ce l'ho nel cuore perché è una cittadina che amo, una città importante, una città che rappresenta un polo industriale, anche se oggi in gravi difficoltà, ma ripeto, con Goffredo Brandoni sicuramente attueremo delle politiche che veda più unite le due città. Bene, quindi abbiamo un po' valutato i valori della famiglia, della vita, dell'unione delle forze per poter dare incremento al Certo, benessere. però adesso bisogna fare un grande appello ai cattolici. Ecco, bisogna esprimere con il voto. Se vogliamo cambiare, se volete portare un cattolico a guida della città, se volete mandare a casa questi sinistrorzi, amministrazioni di sinistra che hanno praticamente accumulato debiti, ma hanno sostanzialmente operato secondo il manuale Cencelli, dividendosi poltrone e posti. Ecco, io ho accettato questo incarico. È un incarico importante, pieno di responsabilità. Ecco, io ieri ho concluso la riunione sulla famiglia insieme a Donaldo Buonaiuto e io spero veramente che il Signore e la provvidenza dia a tutti coloro che si candidano
ecco, questo spirito di servizio che va oggi quanto più recuperato, oggi in cui veramente c'è la difficoltà nella vita quotidiana di arrivare alla fine del mese. Però senza valori noi siamo destinati veramente a soccombere. Ieri sera l'onorevole Santolini ci diceva: se non viene posta al centro della vita sociale la famiglia, noi stiamo rischiando grosso, perché nel 2050 non ci saranno più bambini. Questo ci dovrebbe far riflettere. Quindi un augurio a me, a Italo D'Angelo, quale candidato della lista civica, ma soprattutto un augurio alla città di Ancona. Bene, la ringrazio molto e auspico che quanto ha detto possa veramente realizzarsi per lei e per la città di Ancona. Speriamo. Bene, grazie. Grazie. Le regalo questo grazie. Calendario di Telemaria. Grazie, poi grazie. Visiterò... La ringrazio tanto.